amici Supremacy Nerd, benvenuti quest'oggi in questo nuovo video. Attenzione, guardate che sfondo, cioè, ma robe. Questa qui è una grafica in 1080p. No, in 4K, no, in 12K. Che cazzo ne so, boh? Che grafica è questa? Ah, la realtà, cazzo. Pensavo di stare tipo su GTA, però no. Invece no, non siamo su GTA, raga. Però non è male la grafica della vita vera. Cioè, io non so voi. Come vi sembra voi la grafica della vita vera? A grafica e basta sto parlando, grafica, tecnica, artistica, tutto quello che volete. Non contiamo longevità e gameplay perché lo sappiamo. Anzi no, il gameplay non è male. Forse la longevità è tanta, cioè abbastanza. L'unica pecca è forse... Signora, c'è un uomo per lei. Chi? Un uomo. Sei stato chiarissimo, fallo passare. È genius. Chang, fai entrare un altro per favore. Sì signora. Elevata. Fai entrare il prossimo. Sì signora. Senti cara, voglio questo lavoro a tutti i costi. Sono disposto a tutto. Bocconcino, io non ho tempo da perdere. Mi prendo quello che voglio. So che decidi tu. Domani ci vediamo dopo il lavoro. Ci siamo intesi. Ci conto. L'intelligenza artificiale nostra, che a volte la viviamo di merda la vita e a volte la viviamo bene, in base alla persona. Io penso di viverla bene, però boh. Quindi l'intelligenza artificiale varia da persona a persona, che però non è tanto artificiale. Boh, dipende. Diciamo. Cioè, è il player che conta, perché in questa vita vera, comunque, io secondo me, sia longevità, sonoro, grafica, tutto, dipende dal player. C'è il player che ha 10 in tutti i parametri e il player che ha 4. Cioè, ad esempio, se io vivo tutto il giorno in cantina, l'ambientazione a livello artistico fa schifo. Se invece decido di andare in diversi posti o fare diverse esperienze, comunque variano i parametri, siete d'accordo? Certo. Ragazzi, l'argomento di oggi qual è? È un argomento di cui nessuno parla. Però fermi tutti, parentesi, fermi tutti, fermate il tempo, cazzo. Non si può mettere in pausa nella vita vera, non si può mettere in pausa. Gli uccelli volano proprio, non si può mettere in pausa. Questo è un difetto, effettivamente, che lo sviluppatore dovrebbe migliorare. Ed è un mondo continuamente online, tra l'altro, perché ci sono anche altre persone, oltre a me, quindi non è un single player, è tipo un MMO, una roba del genere, vabbè. Cosa volevo dirvi con questa parentesi? Che lunedì 15 alle 18.30 faccio la prima live sul mio canale per la conferenza E3 Microsoft. Andate sull'Hangouts Google, cioè YouTube, del mio canale e vedrete appunto la live. Penso di streamarla o comunque sia di riprenderla con la webcam, quindi in caso volete seguirla sul sito ufficiale basta che affiancate Hangouts con l'audio e basta, con la grafica 144p se non volete perdere banda. Oppure se proprio volete vedere tutto dal nostro canale, semplicemente streamo in pratica con la webcam, cioè con la videocamera direttamente sullo schermo dell'Xbox, dovrebbe vedersi anche abbastanza bene. Forse l'unico problema è l'audio, ma no, non è un problema l'audio, lo sentirete bene anche quello. Quindi 18.30 fino alle 19.30, 20, anzi no, fino alle 20, perché dura un'ora e mezza la conferenza Microsoft, sul mio canale potrete trovare appunto io insieme al mio clan, tutti quelli che penso ci siano, cioè Gringram, Axel, non lo so chi cazzo ci sarà, comunque faremo una live, Gobbets, cioè. E niente, se volete seguire insieme a noi la conferenza E3 Microsoft, siete in benvenuto ovviamente, poi ovviamente il video lo metterò in replica sul canale. Anzi no, si mette da solo forse, che cazzo ne so, vabbè. Comunque, lunedì 18.30. Stavo dicendo... Posso aprire una parentesi a caso? Questa qui è una pallina magica. Ne avete mai vista una da piccoli? Cioè, avuta una da piccoli? Io ne ho avuto più di una. Che figata è? La parentesi è... Avete presente The Lady? Così mi trasferisco nel suo grattacielo. Che io ultimamente l'ho scoperto, ho scoperto il mondo. Bene, The Lady. Niente è più importante del proprio corpo. Facciamo 15 minuti. Mattia San Germano, cioè il No Expo del bordello. Ho spaccato un po' di robe così. Lorenzi che parla l'inglese. My mother who cry in the TV when Questi tre elementi qua sono quelli che mi esaltano di più ultimamente. Sono quelli che mi hanno... Quelli che mi fanno cadere dalla sedia ogni volta che li sento. Shish. Quindi nei video poco seri che farò, tipo che cazzo ne so, magari non una CV di Battlefield, potrete trovarli. Certo. Semplicemente perché sono degli elementi che mi fanno davvero cadere più volte dalla sedia, dalle risate. Quindi spero che vi fa piacere vederli nei miei video, perché io semplicemente sono andato alla loro visione e muoio. Quindi spero morite anche voi dalle risate, ovviamente. E quindi questa parentesi volevo soltanto avvisarvi che da adesso in poi sarà normale vedere questi elementi nei miei video, non nei video più seri, ecco. Ci può stare? Una bella esperienza, cioè ci stava.
Che dite? Nessuno ne parla di questo argomento, non delle tre milestone, ne parlano tutti quelle, figurati. Però, nessuno parla di questo argomento che vi sto per andare a dire. Ovvero, ma la realtà virtuale è davvero così vicina? Cioè, non ci preoccupa sta cosa, noi andiamo tranquilli. Allora, le mie speranze quali sono? Che le console casalinghe e i PC da gaming rimangano per sempre, perché sono davvero superiori a qualsiasi realtà virtuale del cazzo. La realtà virtuale io me la vivo nella mia vita, cioè è già una realtà virtuale, quindi mi basta questa, non mi serve anche un cazzo di visore per vedere un videogioco, che tra l'altro verrebbe anche limitato perché non ci sarà mai una grafica alla GTA 5 in un visore, cazzo, dai, siamo un po' realisti. Primo, è troppo presto per la realtà virtuale, e secondo, non ho necessità di arrivare alla realtà virtuale, quindi tecnici di tutto il mondo che state facendo l'Oculus Rift e tutte quelle cagate lì, andate con calma, non abbiamo fretta, noi stiamo bene così, quindi non vi affrettate. E soprattutto dispiacerebbe abbandonare le console, queste robe qua, per un visore del cazzo che ti mette anche in testa l'etichetta sono un nerd schifoso, perché girerai per casa con un visore enorme tipo così. Non vedo neanche, se mi entrano in casa e sto giocando con l'Oculus Rift, il ladro mi incula da dietro, non mi accorgo neanche. Cioè, ma ci rendiamo conto? Quanto è più bello il joypad, madonna. Il Kinect ci può anche stare, fa il suo piccolo supporto, ma la realtà virtuale completa no. Io ho provato l'Oculus Rift al Video Game Show, in cui ho visto anche il primo fan che ha voluto fare la foto con me, che vi metto qua, proprio così, qua, pam, ok. Anzi no, qua la devo mettere, perché sennò non la vedete, qua, pam. Ok, vabbè, al Video Game Show ho provato l'Oculus Rift in una specie di simulazione di una montagna russa. E è notevole sicuramente, perché tipo sei seduto ed è, ovunque ti giri c'è grafica da vedere, ok? Non esiste più la realtà vera nell'Oculus Rift. E effettivamente ti fa immergere, cazzo, c'erano montagne russe che facevano così e io ci stavo sopra e mi cagavo addosso. Il mio amico Alessio, che è nel clan, si è cagato addosso e ha smesso perché sembrava troppo reale effettivamente. ha avuto le vertigini, eccetera, eccetera. Io invece ho tenuto il fronte perché sapevo che cazzo ero seduto, tanto in realtà cazzo poteva succedermi. E però cazzo, la realtà era virtuale, ragazzi, perché andare a Gardaland, ok, la sensazione è diversa perché cazzo lo senti davvero che ti muovi, eccetera, eccetera. Quindi in realtà è immersivo di brutto. Però cazzo, lo sai che sei seduto sulla sedia perché la tocchi alla fine, la sedia, madonna, la tocchi. Perché appunto nell'Oculus Rift le tue mani non ci sono, cioè se te metti così le mani e guardi, non mi sembra che le vedi, cioè non ci sono proprio. Quindi è completamente virtuale. E questa cosa, per quanto possa essere figa, non può essere figa, cioè se uno ha come accessorio, un Oculus Rift, ben venga, cioè carina. Carina come cosa, porco Diaz. Cioè carina come cosa, ci sta. Cioè ci stava. Ma che sostituiscano completamente le console mi roderebbe il culo. Devono essere un accessorio, punto, per chi se le può permettere, per chi vuole levarsi quello sfizio. Una cosa quindi che va in un binario parallelo rispetto alle console e ai PC da gaming. Questo è quello che vorrei. Però c'è anche un'altra realtà virtuale, ovvero la realtà aumentata, che è quella dell'HoloLens di Microsoft. Quella è già molto più interessante, secondo me, sebbene sia molto diversa. Ti aumenta la realtà, o meglio, te la modifica. Cioè ad esempio io potrei avere qua un ologramma di una moto e modificarla come hanno fatto vedere nel trailer. Oppure modificare questa parte di realtà davanti a me, questa parte qua, a cubetti di Minecraft. Per quanto Minecraft ha rotto il cazzo, però potrei modificarla a Minecraft. Qui sarebbe pietra, questa sarebbe il mio personaggio, vabbè, eccetera eccetera. E questo non sarebbe malissimo, per quanto lo ritenga comunque un accessorio come l'Oculus Rift, è una cosa diversa. Ad esempio mettere qui un'icona, un'applicazione di YouTube, fare così e si apre YouTube. Cioè questa, la realtà aumentata mi ispira molto di più, per quanto sia anch'essa in un altro binario parallelo rispetto all'Oculus Rift e alle console casalinghe. Sono cose interessanti ma che non devono sostituire il gaming tradizionale, sia perché sono completamente diverse che non c'entrano nulla, e sia perché oggettivamente because the idea without marketing a commercial structure the results are not good. Oggettivamente non hanno le stesse potenzialità del gaming di una console. Cioè il controller richiede skill, se invece devo fare così, andare in giro per casa così con l'Oculus Rift, ok, richiede skill, però cazzo vado a giocare a soft air piuttosto che, ripeto, la realtà vera ha una grafica, ha dei parametri superiori rispetto a un qualsiasi visore di realtà aumentato o virtuale. Questo, ragazzi, è il mio pensiero. Spero che gli sviluppatori di queste realtà, di questi visori,
facciano come intendo io, perché sennò mi incazzerei. Speriamo che mi ascoltano, perché ok che con la realtà virtuale io potrei... Ok che con la realtà virtuale io potrei buttarmi giù dal balcone e non farmi nulla, perché tanto sono seduto sulla sedia. Ok, siamo d'accordo, però cioè è una caratteristica appunto carina di questi accessori, ma che devono rimanere accessori o comunque sia altri aspetti del gaming, altre categorie di gaming, non devono assolutamente sostituire, cazzo. Stessa cosa per il mercato mobile, a parte che il mercato mobile è già castrato di partenza perché ha la batteria che non va, è soltanto touch, quello che è castrato rimarrà per sempre mobile, la gente giocherà fino alla morte a Clash of Clans, eccetera. Quindi non penso che la minaccia per le console casalinghe, per il gaming tradizionale, siano i cellulari e i tablet. Perché i tablet alla fine, come ad esempio il Surface Pro 3, diventa un PC, quindi alla fine rientra sempre nella categoria PC da gaming e quindi gaming tradizionale. Per quanto invece riguarda lo smartphone più in generale, non penso che sia una minaccia per il gaming tradizionale. Cioè, se diventa davvero una minaccia un iPhone 7 in un futuro, un iPhone 9, vuol dire che le console casalinghe hanno sviluppatori che non sanno più fare un videogioco inerente a un joypad. Quindi davvero non voglio credere che una console del genere la prenda nel culo dal mercato mobile. Quindi secondo me il futuro spero che il futuro sarà così, ma dovrebbe essere così, cioè cazzo, dovrebbe essere così, ok? Potenziate le console con i Kinect sempre più avanzati eccetera eccetera, ma fatele rimanere console casalinghe e gaming tradizionali, e se volete implementateci come accessorio o come cosa di per sé l'Oculus Rift, che dà realtà virtuale e tutti i prodotti simili, e in un binario, quindi l'Oculus Rift e prodotti simili in un binario, quindi realtà virtuale in un binario, nel binario principale ovviamente sempre il gaming tradizionale, e nel terzo binario l'HoloLens, ovvero la realtà aumentata, che più che per giocare serve appunto per aumentare la realtà, ovvero mettere le applicazioni sulla parete anziché metterci quadri eccetera eccetera. Poi sarà l'utente a decidere se mettere un quadro sulla parete o un'applicazione tipo Clash of Clans, Akinator eccetera. Quindi questa è come la penso io, ditemi cosa ne pensate voi di questo argomento, che dovrebbe rimanere attuale perché cazzo le tre ormai lo basano anche ormai sempre più su queste realtà virtuali, sarà sempre più una realtà vera queste realtà virtuali. Ditemi cosa ne pensate di tutto il discorso che ho fatto, davvero molto ampio. Penso di aver detto davvero tutto. Oh Simone, certo che lo è una gran bella gnocca. Elevata. Poi lo ruba. L'essence, come si dice bevetto? Elevata, vorrei agguantarlo. Minchia, ma la banca è l'emblema della ricchezza. Sai Gianni. Cioè, se non do fuoco alla banca sono un coglione, minchia. Ah, secondo me è senza parlare. Le donne proprio non le capisco. C'era un bordello. È genius! Sono complicate, difficili da soddisfare. Cazzo, se avessi ancora anche qualcosa in mano spaccherei pure io. Voglio essere di più. Invento the telephone to speaking about in the theater. Sempre di più. Che c'è, ci stava. Vorrei agguantarla. Dai. It was a worker, so. Un po' di meno gente, un po' di meno bordelli. Prendiamoci. Ok. Però fino era proprio in mezzo al cortile, ci stava di più. E elevata. Cioè ci stava. Vorrei agguantarlo. Shish. Adesso, come spesso accade in questi momenti, tocca al now is the time to eat to the lunch, and for Italian politician is absolutely crucial to say now is the time of lunch. Lo so, adesso commenterete soltanto riguardo questa stupid war fra questi tre personaggi, ma ricordatevi anche tutto il discorso figo che ho fatto sui visori della realtà virtuale aumentata, perché anche quello è un argomento importante. Cioè, sto video qua è molto strano. Cioè, c'è un argomento importante videoludico e un argomento ignorante, stupido e... Shish! Vi ricordo lunedì alle 18.30 per seguire con noi le tre Microsoft, e vi dico anche che martedì 16 c'è una cosa carina che porterò sul canale, però per il martedì 17, per mercoledì 17, perché martedì 16 appunto farò questa cosa molto carina che poi vedrete, che la vedrete appunto il 17. Quindi anziché mettere il video martedì ne metto uno lunedì e uno mercoledì. Un pollice in su è sempre gradito. Ragazzi, guardate che sfondo che vi ho messo. Sì, è la visuale che vedo da casa mia. Pensate se mi metto in torretta cosa vedo. Cioè, è proprio una visuale figa, ragazzi. Questa qui è la realtà. Ripeto, nella realtà vera, in un virtuale, cioè nella nostra vita, noi siamo
stiamo giocando un RPG nella nostra vita, noi siamo il personaggio, decidiamo dove, noi dove andare. A me piace star qua, chi ci crede sono nato, grazie al cazzo, però... In che senso? Va bene ragazzi, siamo giunti al termine del video, io come al solito vi aspetto al prossimo video, lasciate sempre un mi piace che è sempre gradito, soprattutto per me che sto cercando di crescere con questo canale, mi piace davvero importante, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, vi aspetto, ripeto, al prossimo video e ciao! Cazzo, stavo spaccando tutto. Più che altro è esaltato perché voleva avere anche qualcosa in mano per spaccare qualcosa, quello sì. È genius! Gran bella gnocca! Elevata! Vi aspetto come al solito al prossimo video e ciao a tutti!